Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, venerdì 22 ottobre. 20 nuovi contagi su 246 tamponi processati è il dato del bollettino dell'ASP di Agrigento di ieri riferito alla giornata del 20 ottobre. Nessuna novità sul numero di persone ospedalizzate che rimane fermo a 7, 3 delle quali in terapia intensiva al centro Covid di Ribera, così come gli altri 4 che sono invece ricoverati in degenza ordinaria. 7 è il numero dei soggetti guariti. C'è stato anche in questo report un aumento dei contagi a Villafranca che passa da 12 a 14, 12 dei quali sono bambini. La situazione negli altri comuni: Agrigento 13, Burgio 2, Cattolica 10, Ribera 8, Sambuca 1, Sciacca 33, Santa Margherita Belice 1. Non c'è stata ieri la conferenza di servizi voluta dal commissario ASP Mario Zappia per affrontare il problema della carenza di personale nei pronto soccorso di Sciacca Agrigento. All'incontro erano presenti il direttore sanitario dei due ospedali Franco Migliazzo e il dirigente medico dell'area di emergenza urgenza dell'ospedale di Sciacca Umberto Marsala, ma non c'erano il dirigente medico dell'ospedale agrigentino Gerlando Fiorica e il direttore del dipartimento emergenza urgenza dell'ASP Giuseppe Augello. Si tratta di un problema che non può essere ulteriormente rinviato. È urgente affrontare e risolvere i problemi che sia a Sciacca che ad Agrigento creano disagi per gli utenti e per gli operatori sanitari. Ribera, a distanza di un anno dall'insediamento dell'amministrazione comunale, nessuna traccia dell'ufficio agricoltura che il sindaco Matteo Ruvolo si era impegnato a riattivare. Così affermano in un'interrogazione al sindaco i consiglieri comunali di opposizione di Ribera, Paolo Caternicchia, Nicola Inglese, Alfredo e Federica Molè, Giovanni Tortorici, che sollecitano il sindaco a rispettare l'impegno assunto e inserito nel suo programma elettorale. Verrà presentato oggi alle ore 18 presso l'atrio superiore del Palazzo Municipale di Sciacca il libro Dal compromesso storico al contratto di governo, la comunicazione in politica del Seicense Ettore Bobbio. Si tratta di un testo che analizza la vita politica italiana mettendo in evidenza i cambiamenti avvenuti soprattutto in riferimento al mondo di comunicare dei leader. Lo studio di Bobbio è tratto dalla sua tesi di laurea in scienza della comunicazione pubblicata nel 2019. Con l'autore dialogherà Mariangela Croce, dirigente scolastico della scuola media in Veges. Nel mese dedicato in Sicilia alle sagre del fico d'India che celebrano il frutto dal punto di vista gastronomico e folcloristico, il progetto Ebioscarte farà tappa domani 23 ottobre a Santa Margherita di Belice. La cittadina del Gattopardo, nota per essere uno dei siti maggiormente vocati alla produzione del fico d'India, ospiterà il convegno dal titolo La valorizzazione degli scarti agricoli nella Valle del Belice, il Case History Fico d'Indicolo. L'evento è realizzato con il patrocinio della locale amministrazione nello scenario del Palazzo Filangieri Cutò. Un turista tedesco di 57 anni è morto ieri a Marsala mentre praticava kitesurf sulle acque della riserva naturale dello Stagnone. Sarebbe stato colto da improvviso malore mentre era in mare a poco meno di 100 metri di distanza dalle torri di Contrada San Teodoro. L'uomo era a Marsala da qualche tempo, viveva da solo in un camper. È tutto per questa mattina, restate con noi per gli aggiornamenti sul nostro sito corrieredisciacca.it, sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi.